Il film dedicato alla vicenda di Stefano Cucchi ha raccolto l'apprezzamento degli spettatori foggiani. Tra i 300 che hanno animato l'auditorium Santa Chiara di Viarpi per assistere alla proiezione della pellicola Sulla mia pelle, c'era anche chi attendeva di vedere sul grande schermo l'amico Roberto Galano. Ad interpretare infatti uno dei 5 carabinieri coinvolti nella morte di Stefano Cucchi è l'attore e regista foggiano, direttore artistico della Compagnia del Teatro dei Limoni. C'era un'aria sul set quasi sacra. E Alessio Cremonini, il regista, Alessandro Borghi, il protagonista. Alessandro Borghi, esatto. Lavoravano con un'intensità e tutta la troupe era lì in religioso silenzio, cioè si capiva che stavano creando qualcosa di molto, molto particolare. Devo dire che non mi sono trovato a disagio perché quando capisci che l'importante è raccontare bene la storia e quindi il tuo personaggio in realtà non deve piacerti, non puoi né condannarlo né giudicarlo, devi capirlo. Parlando con il regista, Alessio è stato molto bravo a spiegarmi cosa voleva da me, cosa voleva da quel personaggio. E lo possiamo dire, lui cosa voleva da te e cosa ti ha lasciato allora? Tu cosa hai capito di questo personaggio? Guarda, questo personaggio è un personaggio che ha 25 anni di carriera alle spalle. È un carabiniere, è abituato a vederne tante nella vita. Probabilmente per quello che in una chiacchierata con Alessio abbiamo capito, lui non si aspettava tutto quello che è successo, ma neanche la tragedia. Forse ha sottovalutato davvero tanto le condizioni di Cucchi e lo ha trattato come purtroppo poi si vedrà nel film come lo trattano tutti, cioè uno dei tanti, un tossico, uno che tira fuori scuse, e nessuno ha capito davvero che cosa era successo. Sul set, oltre al protagonista Borghi, anche Jasmine Trinca e Max Tortora. Per l'attore classe 72 è stata un'esperienza indimenticabile, così ha dichiarato lo stesso Galano ai microfoni di Teleblu. A te cosa ha lasciato questo film sulla mia pelle? Sulla mia pelle. Mi ha lasciato prima di tutto la straordinaria sensazione di aver partecipato a qualcosa di incredibile. Vedere poi il film reso in questo modo, cioè che non prende posizione, e tutto è esattamente riportato fedelmente come è accaduto, ti fa sentire di aver fatto qualcosa di utile. Quindi io sono per la prima volta forse davvero orgoglioso di aver fatto una cosa al cinema o in televisione che abbia un senso. Come si è ritrovato un foggiano su questo set? Beh, un foggiano che fa questo mestiere, che fa l'attore, che ha un'agenzia a Roma, ho fatto il provino, evidentemente, poi ho visto anche le foto, che non posso dire chi è il carabiniere, ma evidentemente c'era anche una somiglianza.